Benvenuto sul canale. In questo video ti mostro una sequenza per rinforzare il core, il centro del corpo. Quindi lavoriamo sull'addome, sulla schiena, sul bacino per stabilizzare la colonna. Rinforzare il core è la base per avere un buon controllo della propria postura, per migliorare l'equilibrio e questo ci aiuta sia nelle attività quotidiane sia se ad esempio pratichiamo degli altri sport. Un piccolo consiglio prima di iniziare. Cerca di eseguire la sequenza in maniera controllata, quindi portando veramente l'attenzione sulla fascia muscolare che sta lavorando. Ok, siamo pronti per ricominciare. Buona pratica! Seduti sui talloni, iniziamo a portare la consapevolezza al nostro respiro, appoggiamo una mano sull'addome. Inspirando sentiamo la pancia che si gonfia. Espirando contraiamo l'addome e l'ombelico va verso la colonna. Rimaniamo con l'attenzione in questa zona, respiriamo. Poi solleviamo le braccia verso l'alto, inspiriamo ed espirando ci incliniamo lateralmente. Allungo bene il fianco, mano destra a terra. Inspiro, braccia su, espirando appoggio la mano sinistra a terra, mi allungo verso sinistra, stendo bene il fianco. Inspiro, mi allungo verso l'alto, espirando una torsione, ruoto verso destra. Una mano all'esterno del ginocchio, l'altra si appoggia dietro la schiena, guardo oltre la mia spalla. Respiro qua. Inspiro, torno in centro, mi allungo, espirando ruoto dall'altra parte. Schiena ben dritta che si allunga verso l'alto, sguardo oltre la spalla sinistra. Sciolgo, torno in centro, inspirando allungo bene la colonna ed espirando mi sposto in avanti in posizione di quadrupedia, aggiusto le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto le anche e comincio a ruotare le mani. Le dita vanno verso le ginocchia e poi tornano in avanti, una mano per volta. Ruoto indietro, ruoto in avanti e continuo. Poi mi fermo con le dita rivolte in avanti, inspirando in arco la colonna, espirando arrotondo, movimento mucca gatto. Inspiro in arco, espiro arrotondo, spingo bene l'ombelico verso la colonna. Inspiro in arco, espirando arrotondo, premo bene sulle mani, attivo bene l'addome. Torno con la colonna neutra, sollevo il braccio destro e la gamba sinistra. Inspiro, stendo e espirando, cerco di avvicinare ginocchio e gomito. Inspiro, allungo, espiro, arrotondo, contraggo l'addome. Ancora, inspiro ed espiro, contraggo bene l'addome. Inspiro, espiro. L'ultimo, inspiro, allungo, espirando, avvicino ginocchio e gomito, contraggo l'addome. Poi stendo di nuovo, inspirando ed espirando, riappoggio mano e ginocchio a terra. Stessa cosa dall'altro lato. Stendo braccio sinistro e gamba destra, inspiro, allungo ed espiro, contraggo, chiudo verso il centro. Inspiro ed espiro, contraggo bene. Ancora due. E l'ultimo, inspiro allungo ed espiro, chiudo verso il centro. Stendo di nuovo, inspirando ed espirando, riappoggio la mano e il ginocchio a terra. Dalla posizione di quadrupedia, punto i piedi a terra, stacco le ginocchia, mantengo la posizione con la schiena parallela a terra, l'addome attivo, sto premendo forte sulle mani. Ruoto il bacino per attivare ancora meglio l'addome, mantenere la zona lombare piatta.
Sto nella posizione e poi mi spingo, incana testa in giù. Incana testa in giù, stendo bene la schiena, poi comincio a camminare piegando e stendendo le ginocchia, alterno la destra e la sinistra. Poi mi fermo, sguardo in avanti, inspiro, espirando cammino, piedi tra le mani. Mani sotto le ginocchia, inspiro a lungo, espirando mi lascio andare. Mi sollevo nella posizione della sedia, piedi uniti, ginocchia unite, sollevo il busto, mantengo il bacino ruotato, l'addome sempre attivo. Spingo bene le braccia, oltre la testa, sto nella posizione. Respiro qua e poi inspiro, stendo le gambe ed espiro, porto le braccia lungo il corpo. Un respiro qui e poi inspiro, sollevo le braccia e espirando scendo in avanti con il busto. Inspiro, mi allungo, mani sotto le ginocchia, espirando vado indietro, plank. Mi sistemo bene nella posizione di plank, ho le mani sotto le spalle, il bacino ruotato, l'addome sempre attivo, mi raccomando il bacino in linea con la schiena. Respiro nella posizione, sto qua. Poi abbasso le ginocchia, piego i gomiti indietro e scendo lentamente al tappeto. Distendo il dorso dei piedi, salgo per cobra. Inspiro ed espirando cane a testa in giù. Sollevo la gamba destra verso l'alto, inspiro ed espirando mi spingo in avanti, il ginocchio va verso il gomito destro. Inspiro, stendo indietro, espirando, ginocchio al gomito. Ancora, inspiro su, espirando, ginocchio al gomito. Rimango per un attimo, spingo bene sulle mani. E poi piede tra le mani. Mano sinistra sotto alla spalla, sollevo il braccio destro verso l'alto, torsione, rimango, aprendo il petto, facendo forza sulla mano sinistra. Il bacino è sulla stessa linea del ginocchio destro. Rientro, punto bene il piede sinistro a terra, mi sollevo, inspiro e espirando ruoto in torsione, le braccia all'altezza delle spalle. Rimango, respiro qua. E poi torno verso il centro. Inspiro, mi allungo. Espirando, mani al petto. Stacco la gamba sinistra, guerriero 3. Forte il piede destro a terra. Mantengo il corpo parallelo a terra. Inspiro, sollevo il busto. Espirando, stendo la gamba sinistra in avanti, le braccia sollevate verso l'alto. Piede in flex, gamba attiva. Ed espirando, riappoggio il piede a terra, riporto le mani al petto. Un respiro qua. E poi ripeto la sequenza. Inspiro, sollevo le braccia verso l'alto. Espirando, scendo in avanti con il busto. Inspiro, allungo ed espiro, scendo in plank. Mi aggiusto bene nella posizione, mani sotto le spalle, ruoto il bacino, addome attivo, 3 respiri qui. E poi appoggio le ginocchia a terra, piego i gomiti indietro e lentamente scendo al tappeto. Con cobra inspirando mi sollevo ed espirando salgo a cane a testa in giù. Questa volta sale la gamba sinistra, inspiro, espirando ginocchio al gomito. Torno su, inspiro, spingo bene il tallone verso l'alto, espirando ginocchio al gomito, contraggo l'addome. Ancora uno, inspiro su. Espirando ginocchio al gomito, rimango nella posizione, premendo bene sulle mani, contraendo forte l'addome e poi porto il piede tra le mani. La mano destra rimane a terra, sollevo il braccio sinistro, faccio una torsione,
Apro il petto, la mano destra preme forte a terra e poi lascio la posizione, premo sulla pianta del piede sinistro, mi sollevo, inspiro, espirando torsione verso sinistra, ruoto il busto, stendo le braccia all'altezza delle spalle, guardo indietro. Il busto torna in centro, sollevo le braccia, inspiro, espirando mani al petto, faccio perno sul piede sinistro, sollevo la gamba destra per Guerriero 3. Il corpo è tutto su una linea, l'addome bene attivo. Il piede dietro è in flex, la gamba è attiva. Inspiro, mi risollevo, espirando, stendo la gamba destra in avanti, sollevo le braccia verso l'alto, mantengo la posizione, respiro qua. E poi inspiro ed espirando riappoggio il piede a terra e riporto le mani al petto. Posso sciogliere un pochino le gambe piegando e stendendo le ginocchia. Un respiro qui. E poi di nuovo inspiro, braccia su, espirando scendo in avanti con il busto. Inspiro, mi allungo, espirando plank. Da qua voglio scendere con gli avambracci a terra, quindi parto prima con uno, appoggio bene il gomito e poi con l'altro e poi torno su sulle mani. Scendo, alterno destra e sinistra e risalgo ancora. E poi l'ultimo, rimango nella posizione, quindi con i gomiti sotto alle spalle, di nuovo ruoto il bacino, tutto il corpo sempre su una linea, attivo l'addome. Tre respiri qua. E poi inizio a spostarmi verso sinistra, ruoto l'avambraccio, sistemo i piedi uno sopra l'altro, sollevo il braccio destro verso l'alto e qua vado ad oscillare il bacino. Inspirando vado verso il basso, espirando lo spingo verso l'alto. 5 volte. Inspiro ed espiro, spingo bene su. Sempre addome attivo. Mi fermo, rimango nella posizione spingendo bene il bacino verso l'alto, tre respiri. E poi ritorno nel mio plank basso e di nuovo tre respiri qua. Aggiusto bene la posizione. Poi mi sposto verso destra, sempre ruoto l'avambraccio, il gomito sotto alla spalla, stendo il braccio sinistro e comincio ad oscillare il bacino. Inspiro, scendo, espiro, spingo su. Quando ne ho fatti 5 mi fermo nella posizione, mantengo il bacino sollevato, 3 respiri. Poi di nuovo plank, appoggio bene le braccia, inspiro ed espirando scendo lentamente con il bacino, risollevo il petto e la testa per la posizione della sfinge, ho i gomiti sotto le spalle e il mento parallelo a terra. Allungo. Poi lascio che il petto torni a terra, porto le mani sotto le spalle, mi sollevo con cobra, inspiro. Ed espiro, rilasso le spalle, rimango nella posizione, un respiro qua. I gomiti sono piegati ai lati del busto, il petto ben aperto. Inspiro ed espirando torno giù. Vado a stendere le braccia di fronte a me, vado a sollevare contemporaneamente braccia e gambe. Inspiro quando salgo ed espiro, riporto giù. Ancora. Inspiro, salgo, espiro, riporto giù. Continuo con questo movimento. Inspiro, sollevo braccia e gambe, espiro, riappoggio. Ancora due. L'ultimo. E torno giù. Piego i gomiti, riporto le mani sotto le spalle e mi spingo indietro nella posizione del bambino. Glutei ai talloni, arrotondo bene la colonna. Stendo le braccia e lascio cadere la fronte a terra. Rimango per qualche respiro qua. Poi
Poi appoggio bene i palmi delle mani, punto le dita dei piedi, inspiro ed espirando torno in cana testa in giù. Allungo bene la schiena, per farlo posso piegare le ginocchia, avvicinare la pancia alle cosce. E poi inspiro, guardo tra le mani, espirando faccio due piccoli passettini per andarmi a sedere a terra. Andiamo a lavorare sul nostro addome. Mi siedo, appoggio le mani dietro di me, gomiti leggermente piegati, sollevo le gambe in modo da avvicinare le ginocchia al petto, inspiro, stiro bene la schiena, espirando appoggio i gomiti indietro e stendo le gambe in avanti. Inspiro, torno su ed espiro, scendo con i gomiti, stendo le gambe. Ancora, inspiro ed espiro. Inspiro, porto le ginocchia al petto, espiro, stendo le gambe in avanti. Facciamo l'ultimo, inspiro ed espiro, scendo. Inspirando mi risollevo, ginocchia sempre al petto, questa volta rimango nella posizione, Navasana, stendo le braccia in avanti, la schiena è sempre allungata, il petto aperto, le spalle rilassate. Mantengo ancora un attimo e poi inspiro, afferro le cosce ed espirando appoggio i piedi a terra. Ecco, abbraccio le mie gambe, cerco di allungare bene la schiena, rimango respirando qui. E poi sciolgo la posizione, appoggio di nuovo le mani dietro di me, voglio andare ad allungare l'addome, quindi premo sulle piante dei piedi e spingo il bacino verso l'alto. Con questa posizione apro bene anche le spalle. Inspiro ed espirando vado a riappoggiare il bacino a terra. Inspiro, stendo la colonna, espirando scendo a terra. Le mani vanno dietro la nuca per sostenere il collo, sollevo le gambe a 90 gradi, zona lombare piatta a terra. Inspiro, espirando contraggo l'addome per salire con il busto e qua vado in torsione, avvicino il gomito destro al ginocchio sinistro e stendo la gamba destra in avanti. Inspiro, torno in centro ed espiro, mi muovo dal lato opposto nello stesso modo. Continuo, ginocchio al gomito, per 10 volte, mi muovo lentamente sentendo bene il movimento nell'addome. Ancora, poi mi fermo in centro, inspiro ed espirando scendo di nuovo a terra. Voglio allungare l'addome, quindi sollevo il bacino, porto anche le braccia oltre la testa nella posizione del ponte, premo bene sulla pianta dei piedi. E poi lentamente scendo. Attiro tutte e due le ginocchia al petto, per un attimo le stringo, allargo le braccia all'altezza delle spalle, inspiro ed espirando lascio scendere le ginocchia verso sinistra, è una torsione, la testa ruota verso destra, porto l'attenzione alla spalla destra, controllo che non si stacchi da terra. Poi mi muovo per ritornare in centro, inspiro ed espirando lascio cadere le gambe verso destra, la testa ruota verso sinistra, spalla sinistra ben appoggiata a terra, rimango qua, respiro. E poi di nuovo mi riporto in centro, inspiro ed espirando vado a stendere le gambe. Appoggio le mani sull'addome, chiudo gli occhi, porto di nuovo l'attenzione al mio respiro, cerco di sentirlo nell'addome. Ogni volta che inspiro l'addome si gonfia, ogni volta che espiro l'addome si sgonfia. Semplicemente osservo il mio respiro. Inspirando sento l'espansione dell'addome
espirando l'addome lentamente rientra. Riporto la consapevolezza al corpo, inizio a muovermi, mi giro sul fianco destro, torno lentamente in posizione seduta, incrocio le gambe, mani sulle ginocchia, schiena dritta, spalle rilassate, posso rimanere ad occhi chiusi, rimango sempre in contatto con il mio respiro. Io ti ringrazio per aver praticato con me. Spero che questo video ti sia stato utile. Namaste.